ci tocca dare uno sguardo a tutti gli altri anime di cui non abbiamo parlato. Comunque, Oshinoko, fatto. Tower of God, fatto. Aria, fatto. Suicide Squad, fatto. Ora, Fairy Tail, la quest dei cent'anni. Non l'ho messo perché giustamente non ho visto Fairy Tail e non penso lo vedrò mai in vita mia. Dove lo vogliamo mettere? Vabbè, in B. Quindi in realtà manco così male, pensavo peggio. Pensavo peggio. Nel dubbio C? Famo B, dai. Molti dicono B. C di cent'anni. Vabbè, dai, C di cent'anni. Poi abbiamo Daisy with the Stepsister, l'abbiamo fatto. Oh, qua posso parlare io. Our Last Crusade or the Rise of the New World. Vabbè, questo, regà, io ho visto la prima stagione, incredibilmente l'ho vista, gli ho dato un fierissimo 5 più. Non ho buone aspettative per questo anime, quindi vi direi un'insufficienza tranquillissima. Ce lo sbrighiamo così. Non so se dargli una E, cioè non so se fa così, E di evviva. E non so se dargli una E così, dite di sì. Vabbè, diamogli una E e andiamo avanti con gli altri. Nokotan l'abbiamo fatto. Oh, questo merita un approfondimento. No longer allowed in another world. Non più consentito in un altro mondo. Vediamo un po' di cosa parla. Già dalla key visual mi ispira, perché abbiamo un tizio molto figo con un libro, abbiamo una donna gatto, abbiamo una tizia spadaccina e uno sgorbio con le ali. Quindi, coinvolto in un'avventura ultraterrena con simpatici aiutanti e superpoteri, penseresti che Osamu abbia fatto jackpot, e invece no. Da un'epoca antecedente ai pixel, il cupo autore dei primi dell'XX secolo, del XX secolo, vuole solo trovare un posto tranquillo per incontrare il suo creatore, non per accumulare XP. Purtroppo la sua fine poetica è costantemente ostacolata da scomodi atti eroi. Non ci ho capito un cazzo da questa trama. E vediamo il trailer, dai. Vediamo cosa ha da offrirci il trailer. Sat-chan. これで僕らは永遠に。おや？Sì, vabbè, ma lo sappiamo che Disney Plus purtroppo fanno spesso cagate. ここが死の世界というわけかね。ようこそ。Hanno voluto fare un piccolo una piccola citazione a Shinjiro con quel drago rosso. Lui sembra un protagonista anche un po' evil. No. Probabilmente no. Todoka. それこそ僕の人生だ。なるほど。異世界。La tizia gatto non è male, dai, almeno quello ci sta. Però non mi sembra bellissimo. Non lo so. Lo studio è Atelier Pontrac. Ah, lo studio di Uncle from Another World, che nel 2023 non ha fatto un singolo anime. E nel 2021 ha fatto Gambare Doki-chan. Vabbè. E che vi devo dire? Una C? Cioè, si sembra, assolutamente sembra la middata suprema. Quindi una C? Ok, ma che deve fare sto tipo? La trama non mi ha fatto capire un da quanto ho capito lui si vuole suicidare, tipo. Cioè, prende le pillole, ma poi anche qua dice che vuole trovare un posto tranquillo per incontrare il suo creatore. Non ho capito che vuole fa, ti giuro. Non ho ben capito che vuole fa. Però D? Vabbè, diamogli D allora, dai. Diamogli D, lo mettiamo insieme a Pseudo Harem. Secondo me il livello più o meno è quello. Prossimo anime. Prossimo anime abbiamo Pseudo Harem, l'abbiamo. Nier Automata. Nier Automata, secondo cur. Il picco. Dopo un bellissimo primo cur di Nier Automata, questo secondo cur, posso dirvi, ho aspettative molto molto alte. Tant'è che io lo piazzerei senza neanche vedere trailer né niente in D. Tranquillamente in D. No, E mi sa. Dai, no, E no. Cioè, voglio sperare che può far meglio di E. Però D. Poi perché potremmo pure dare un'occhiata al trailer, ma raga. Aspettate, questa qua è la prima stagione? No, è la seconda. Lui no tameni. Jin lui no tameni. Jin lui no. Takayo. Da che do. Il problema non sono i trailer, non è la qualità, è il fatto che se fanno l'adattamento di merda. Non
Non ci siamo. VAR. VAR tattico, direi che è necessario. Ma Vi devo dire, secondo me siamo stati un po' troppo cattivi. Una C se la può beccare. Una C se la può beccare. Esatto, C di culo. Esattamente. C di culo, secondo me, ci può stare. Ci può stare. The tag spoiler. No, eterosessuale spoiler. No. Cazzo. Cazzarola, raga, ci stanno gli etero in questo anime. Cazzarola. E vabbè. Possiamo andare avanti. Comunque sarà una merda questo anime. Almeno non ho molte aspettative. Ma magari potremmo avere alte aspettative da 2.5 Dimensional Seduction. Che... sapete cosa? Voglio andare dritto al trailer, senza leggere... No. E no, non è disponibile. Ma in che senso? Fermi. Ok, quindi il protagonista è un maschio. Ah, e quelle tipe sono... del gioco, sono. Quindi lui è innamorato della tipa in 2D. Non lo so. Oddio. Ma c'ha pure un... prende vita. Sì. Quindi è tipo My Dress Up Darling. Protagonista a livello di design mi sembra proprio la... il protagonista più mid che ho mai visto. Cioè più... Vabbè, quindi lei... cioè lui ha un'amica che fa cosplay, che probabilmente se lo vuole scopare, ma lui non se ne rende conto. Penso che sia questa più o meno la trama. Leggiamola comunque per capire se ho sbagliato qualcosa. Ma... allora, il presidente del manga club è il tipico otaku ossessionato da un sexy personaggio fittizio 2D. Inizia il nuovo anno scolastico e una vera ragazza 3D, la cui passione è il cosplay, si unisce al club. Comincia a diventare il suo fotografo. Oh, ok, quindi hanno lo stesso personaggio preferito. Lilisa è anche una modella di roba fetish. Ok, ok. Direi che... ok. Ma perché il protagonista qua... perché piange? Nella sua immagine profilo, perché piange? Però... interessante, interessante. E lo studio è Shueisha. È Jesse Staff. Ok, ok. JC Staff in realtà mi pare che ha fatto, tra l'altro, pure Fairy Tail sta stagione. Ha fatto Chilling in Another World, Tsukimichi, Dammachi, Il Regno delle Sette Spade Sacre. Vabbè, è uno studio che fa il suo, fa il suo. Ma dove lo piazzo? Dove lo piazziamo questo 2.5D? C. Dai, C ci sta. Penso ci possa stare C. Dimmi se... no, meglio di Pseudo Harem. Meglio di Pseudo Harem, però... C. C è questo. E... C, se lo adattano bene, potrebbe anche salire. Ah, ok, quindi abbiamo anche un lettore del manga che... ha buone... C di cazzata. Mica madre... alla fine è My Dress Up Darling, più o meno, dai. E... prossimo anime. Ok, questo l'abbiamo fatto. Questo mi sembra bello. Posso... ero quasi indeciso se portarlo in live, questo qua, perché da Lucky Visual, raga, sembra promettere bene. Si chiama The Strongest Magician in the Demon Lord's Army era un umano. Quindi il più forte mago nella armata del re dei demoni era un umano. Andiamo a vedere subito il trailer. Prima però, studio gatto. Ah, studio un gatto.
Trailer, dai. Invece ci faremo un'idea dal trailer. Anche questo è di Crunchyroll. Se magari la qualità sia giusta. Aspettate che voglio anche fare una roba. Oh, adesso si è aggiustata la qualità. Ok, quindi lui faceva finta di essere uno scheletro, ma in realtà era umano. E pure un demone figo.私はご主人様のためにお仕事をしていただけです。この人は天才だ。魔王軍の懐方の言われる理由が分かった。やはり貴様は他の魔族とは一味違う。私の目標は魔族と人間が共存することです。なぜなら俺は魔族ではなく人間だからだ。人間だからだ。non è un demone。 Quindi lui vuole fare in modo che le cioè che gli umani e i demoni facciano pace. Ha capito in che modo? Questo sembra Heinz dei poveri. Heinz Ulgone dei poveri. Non mi convince, nah. Questo è da insufficienza. No, non mi convince per nulla. Dove sta The Strongest? Questo? Questi, oh madonna ragazzi, questi due sembrano uguali. Porca puttana, questi due sembrano fottutamente uguali. Vabbè, prendiamo questo. A questo punto voglio trovare il suo fratello gemello, quale sarà? Ah, proprio uno a fianco all'altro, aspetta. Ma lui c'ha una... Ma è lui, raga, è lui. È lui in un altro... È palesemente lui. Non, io non ci posso credere che non è... È lui in un altro anime. Dai, raga. Cioè, è lui. Nel senso, non c'è molto da dire, quindi... Vabbè, sarà tipo uno spin-off. Sarà uno spin-off, probabilmente, quindi... Andiamo a vedere quest'altro, allora, dai. Andiamo a vedere quest'altro. Allora, questo si chiama, ha un nome lungo, quindi di solito quelli che hanno i nomi lunghi promettono bene, perché se hanno tanto da dire vuol dire che la consistenza c'è. In particolare, questo qua manco me lo fa tradurre. Ajur waku no, jutai iju skill, desai kyuni natta ore ga subete vu doppia o yuren suru made. Ok, giapponese. Non vuole tradurmelo per qualche motivo. No, non me lo vuole tradurre. Vabbè, in inglese è Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low level spell. Frame del fallimento. Sono diventato il più forte e ho annientato tutto con i... Vabbè, con le mie magie di basso livello. Sembra molto molto interessante. Fatemi rimettere l'italiano che sennò qua non mi traduce più un cazzo. Italiano. Vabbè, niente. Allora, lo studio è sinergia dei sette archi, in particolare Seven Arcs. Perché? Prova. Ci siamo tornati, siamo tornati. E stavo dicendo, sì, lo studio è... Vabbè. E, no, vediamo il trailer. Secondo me ci convincerà anche qua. Ci convincerà. Oh. Ah, quindi ok, loro vengono evocati. Quindi una classe viene evocata per salvare questo mondo. Questo mondo fantasy. Il protagonista probabilmente riceve un potere di merda. Tutti i suoi compagni lo bullizzano. Quindi lui usa Paralyze. Che tecnica?
Ah, quindi lui è uno spammatore. Cioè, il suo, proprio lui spamma. Spamma paralyze a tutti. Ah, ecco cos'era quella. Quella. Oh, che era? Ecco che era quella sbobba blu che aveva sulla spalla nella chivisola. Anche uno slime come compagno di viaggio. Palpano pure le tette. Vabbè, quindi Ari pure da dei poveri questo. Wow, sembra veramente promettente. Bravo, infatti Zero ce l'ha in planning. Vabbè, ma è scontato, lui solo la qualità mette in planning. E vabbè, questo va a far compagnia all'amico suo, ovvero... In realtà secondo me è pure peggio dell'amico suo, sapete? Cioè, secondo me sto spin-off è peggio dell'anime principale, quindi il principale lo mettiamo in D, lo spin-off in E. Oh, l'ho levato, se l'hai levato. L'hai levato... Non ti crede nessuno. Ma... Pavido che non sei altro. Andiamo avanti. E... Questo che è? Wistoria, bacchetta e spada. Bacchetta e spada. Lo studio è Actas. Vabbè, niente di incredibile. Viene da un gioco? C'è la Shenvi in planning. Se c'è la Shenvi dovrebbe essere bello, dai. Non ne sbaglia una Shenvi di solito. Ok, abbiamo un'accademia di magia. Non sembra malaccio la qualità. ありがとうございます。僕だって僕だってやればできるんだ。魔法使えなくたって。怖いが、また手を切らすことが。ho capito che problema ha il protagonista, se non riesce a fare qualcosa a livello di poteri. No. Ah, non ha poteri magici. Ah, ecco perché. Mashal. Uno spadaccino che non ha poteri magici in un'accademia di magia. Sembra fatto bene, oh. Questo trailer sembra fatto assolutamente bene. Diciamo, il tipo di storia forse non è proprio quello che fa al caso mio, cioè non è proprio la cosa che mi piace a me, però sembra fatto bene. Compositore di My Hero Academia ed Haikyuu. Si è animato molto bene. No, di sicuro non insufficiente. La domanda è da B? Non gli darei B. Non gli darei B insieme a questi altri due. Quindi sì, famo C, primo della C magari. Se lo trovo ovviamente, perché non è scontato trovarlo qua in mezzo. E C. Primo della C. Secondo me ci può stare, primo della C. E poi, prossimo. Prossimo che abbiamo. Oh, abbiamo Atri, My Dear Moments. Allora, il livello del mare aumenta e molta della... Molte delle robe umane stanno sotto l'acqua. La trama è troppo lunga, quindi la skippiamo. Comunque sì, abbiamo capito, tipo mondo un po' apocalittico. Non apocalittico, ma insomma, i cambiamenti climatici hanno spinto il livello dell'acqua un po' in alto. E allora, lo studio è Troika, che ha fatto Overtake, Shinobi, Poker Lord del Melloy, Bloom Into You. Questo sembra un classico adattamento da visual novel, forse un po' datato come format per il 2024. Sì, Venezia praticamente. Ma vediamo, dai, vediamo sto trailer.
Aspettiamo un attimo che si carica la qualità più alta. Un mondo che affonda. Hai capito? Kimi wa nan to yobeba ii? Atori. Atori to iimasu. È una loli. E si chiama Atri. My dear moments. Sto logo è un po'... Non mi sembra il logo di un anime, mi sembra il logo di tipo un ristorante, una baita. Vabbè. E... Non lo so. Cioè, dura 50 secondi il trailer. È particolare. Non lo vedrei. Così a naso non lo vedrei, posso dirvi. Però potrebbe pure essere bello, che ne so. Magari vediamo qualcos'altro. Tipo lo staff, regista, overtake, fanfare, Fireforce, Recreators. Ok. Guarda Yuki Hanada, papà. Ah, Series Composition. Capirai. The Dangers in My Heart, Girls Men Cry, Sound Euphonium. Minchia. Vabbè, possiamo provare una B, però posso dirvi che non mi dà niente di... Non lo so, non mi dice molto sto anime, quindi famo B, ma non mi dice molto in generale. Quindi dai, speriamo, magari sarà carino. Oddio questo. Progetto numero 9? È un romance? Ditemi, è un romance. LGBT, crossdressing, teen cast, commedia romantica. È una commedia romantica di Progetto numero 9. Stiamo a vedere. No, è un uomo. No. No, vabbè. Quindi il protagonista è un crossdresser. È un uomo che si veste da donna. Pure con la parrucca. Ma non è gay. La ragazza, cioè, scusa, la tipa si mette con lui, che in realtà è un tipo. Quindi non è gay. Tadaima, kasan. Okaeri, Makoto. Quindi lui a casa non si veste da donna, ma fuori sì. Beh, ma non sembra male come anche idea, diciamo. Non lo vedrò perché non credo mi interessi, però ci sta. Sì, poi ci sarà anche questa tematica di lui che ha problemi con la madre, o comunque nell'esprimere quello che è veramente. Ah, no, vi posso dire, secondo me questo qua non è manco così malaccio. Non fa per niente al caso mio, infatti, ripeto, non lo vedrò. Però penso ci possa stare, cioè nel senso... Non credo di aver mai visto un anime di sto tipo, almeno non mi ricordo negli ultimi anni se è uscita roba del genere. Quindi il mio senpai è un crossdresser, lo possiamo chiamare così. E lo mettiamo... Primo anime che vedo parlare di travestiti come main team. Quindi B? Sì, dai, B ci può stare. A non glielo darei mai perché non mi sembra niente di che a livello di storia o anche di qualità di robe. Però B sì, dai. B ci può stare come roba. E di insomma. Nah, non è da insufficienza. Non è da insufficienza. Al limite è da C, ma non è da insufficienza per quello che abbiamo visto. Mi sembra anche meglio di altri romance classici in cui succede una sega di niente. Sì, lo so, Progetto numero 9 non fa ben sperare, ma andiamo avanti. Sì, il caffè terrazza.
Il caffè terrazza, seconda stagione. Mi chiedo io come sia possibile che esista, che abbiano fatto una seconda stagione del caffè terrazza, ma soprattutto mi chiedo come sia possibile che aggiungeranno altre 5 tipe di un altro caffè all'harem o a quel che cazzo è. Però a quanto pare esiste. E vabbè, questo dove lo mettiamo? Questo non lo so. Non so bene cosa mai potrebbero avere da offrire in questa seconda stagione, quindi una bella D. Caffè terrazza è ingiustamente bistrattato. E io non l'ho visto. So solo che ne parlano tutti abbastanza male. Quindi voglio una D. Non sei in pari per dire così. No, io non l'ho continuato. Non ho visto la prima stagione, né ho letto il manga in realtà. Però non me ne parlano bene. So solo questo. Chi ha visto l'anime non me ne parla bene. E la prima era da C. La seconda da D. Famo D. Poi abbiamo: perché nessuno mi ricorda in questo mondo? Kivisual. Abbastanza inutile. Questo ha come studio un altro anime di Progetto Numero 9. Vediamo il trailer. Oh madonna, questo qua è Guilty Crown, raga. Vediamo un attimo. Ah, ok, no, come non detto. No, l'inizio del trailer mi sembrava una roba. Ok, si apre un buco nero. No, viene risucchiata la waifu in un buco nero, no. La tipa sembra figa. Non riesco bene a decidermi. Leggiamo la trama, secondo me farà chiarezza. L'era in cui la grande razza delle 5 tribù, in competizione per l'egemonia sulla Terra, si concluse con la vittoria dell'umanità guidata dall'eroe Sid. Tuttavia quel mondo fu improvvisamente sovrascritto. Di fronte al ragazzo, nel mondo riscritto, Kai vide la scena in cui gli umani persero le 5 guerre a causa dell'assenza dell'eroe Sid. Draghi e demoni dominano la Terra. Ok, quindi è un mondo post-apocalittico in cui gli umani hanno perso contro altre tribù. E Kai decide di rompere questo destino riscritto in un mondo senza eroi, eredita la spada e l'arte marziale dell'eroe e sfida le potenti razze nemiche che regnano. Ma... Non lo so. Sembra un po' una monnezza. Quindi famo una E. Non mi convince. Grazie anche a Sbuva per il follow. Poi abbiamo un tizio. Allora, questo è di Cloverworks. Ah, ma ce l'ha Cloverworks con sti anime sui ninja o sulle robe giapponesi antiche? Ok, guarda, già solo il fatto che è di Cloverworks gli voglio dare un'occhiata. Vediamo. Sai wa nagerareta. Sore wa iksa ka. Hatamata asobi ka. Inochi o kaketa ranse no onigokko. Kore yori furidashi. Watashi wa nige jōzu no hōjō no ko da. C'è Gojo pure come doppiatore. Guarda l'altro PV. Vediamo l'altro PV. No, non sembra fatto male. Anche qua non è proprio il mio anime, perché lo sapete che a me non è che piacciono troppo gli anime sul Giappone antico, su ste cose. È questo forse? Tokiyuki-sama! Non so, forse lui è un nobile. Sì, penso sia un principe, un nobile di sto villaggio. Pure molto agile. Ah, è una ragazza? Oddio. No, lei è una ragazza, no, lui è un ragazzo.
噂通りの逃げ上手でございますな。あ、ルイバツジオ、ragazzo un po' come dire tipo Ashikaga si toccani godai go tenno to naitsu shi. Come si dice quando c'è un ragazzo che sembra una ragazza, tipo negli hentai? Oddio. Oddio, non mi viene. Tomboy, tomboy. Tomboy o tom... eh sì, in questo caso è tipo un tomboy. No Kamakura ni mo gun o mukaste iru to no koto. Uragiri mono no bushi tachi ni yotte Kamakura no subete ga wakai sarete iku. Sinasete kudasai, watashi no koto mo. Ma negli hentai c'è scritto tomboy. Deva shini nasare. Shino fuchi no fuchi ni tatasare te koso. Anata sama no naka no eiyuu wa kagayaku. Però questo in realtà sembra un ragazzo, non è che mi è mai sembrato una donna. Ma vi ho detto, questo qua potrebbe essere carino. Potrebbe essere caruccio, sicuramente da B, forse da A. Ah no, è vero, è l'opposto. Tomboy una, quindi è sì, è l'opposto di tomboy, sì. È una ragazza, mi confondo sempre, fanboy, un ragazzo che sembra una tipa. Quindi sì, io questo qua, dai, non sembra malaccio, una forse una A si potrebbe pure azzardare, anche se non è il mio genere. Che dite? A? B c'è? No, sicuramente B, forse pure una A. A, B, questo A. Ma famo B, dai. Molti dicono B, famo B. Prossimo. Oddio, ce ne stanno ancora un pochino, eh. Non so se è il caso di sceglierne alcuni o di farli tutti. Vabbè, in realtà abbiamo ancora un botto di tempo, quindi... va, vediamo un po' veloce. Magari non vediamo i trailer di ognuno. Too Many Losing Heroines. Questa qua l'avevo sentito come titolo. Ah, A1 Picture, lo studio. Too Many Losing Heroines. È un club scolastico, quindi uno slice of life. Harem femminile. Oh, cazzo. Cioè, io pensavo fosse tipo una roba Yuri. Invece no, è una roba con tutte le tipe. Vediamolo, dai, allora, questo qua lo vediamo. Atoshi. Furaretan da na. Yana-chan no yū tōri. Hontō, sō yū toko da ne. Poi si chiama Losing Heroines perché le tipe hanno qualche problema? Forse sì. Ok. Ma sembrano simpatici i personaggi. Ui, quella è la sorellina? Cesto, capiamo. Ecco, questo già, almeno per la qualità, sembra una rom-com migliore di quelle che abbiamo visto fino ad ora. Sì, la qualità c'è, assolutamente. Ma come ho detto, mi sembrano pure parecchio simpatiche queste tipe. Ecco, avrei dovuto mettere questo al posto di pseudo harem o di quell'altro. Immagino mettere quella merda al fake incesto e non questo, lo so. Quest'anime è tratto da... ma infatti, vi ho detto, oggi non ho avuto proprio tempo per preparare la roba. E la prossima volta... Questo qua, se l'avessi visto, l'avrei messo nella lista al posto di pseudo harem, sicuramente. Questo è tratto da una novella illustrata da Imijimuru. Persona molto talentosa che si è occupata del character design di Licoris. Quindi troverai una similarità nei tratti dei disegni da questo punto di vista, dato che sicuramente in qualche modo si troverà coinvolto nella serie come supervisore. Vedendo l'ottima qualità dei disegni in Licoreco, possiamo aspettarci delle belle cose. Buono. Quello che se leggevi prima la trama dicevi che faceva cagare. Probabile. Magari dalla trama sembrava una roba vista e rivista, una cagata. Invece... leggiamola, a questo punto leggiamola la trama. Si è accontenta... ah, ok, ha visto la sua compagna di classe essere scaricata dall'amica d'infanzia. Con altre ragazze. Ah, ok, quindi sono ragazze che hanno problemi amorosi. Tre ragazze, perché almeno nella key visual sono tre. Però in realtà sono quattro. Cioè, c'è sta un'altra. Forse è la sorella questa, forse? Però non sembra male. Però non saprei se è da A. Cioè,
Per carità, la qualità c'è, fatto bene. Ma non so se è un... Se da... Dite tutti A. Mi sembrate abbastanza convinti, quindi famo A. Non lo trovo, però. Eccolo qua. Vai, una A per Too Many Losing Heroines. Le tre tipe sono lo stereotipo delle ragazze che perdono sempre nelle commedie romantiche. Ah, ok, carino, carino. Sono le tipe che vengono rifiutate nelle rom-com. Allora ci sta, a me piace. Ma lo sapete, a me dispiace sempre quando le tipe vengono... Cioè, io mi dispiace sempre un botto per quelle che vengono rifiutate. Quindi... Penso che me lo vedrò. Penso che potrei vedermelo questo, se tratta proprio questo tipo di personaggi. L'amore è indivisibile dei gemelli. Ok. Le sue amiche di infanzia... Quindi ci sta un protagonista che ha come amiche d'infanzia due gemelle. Cosa mai può andare storto? Cosa mai può andare storto? Jun, otonari no Jinguji-san yo. Shirosaki-chun desu. Sono hon, omoshiroi. Shikashi, yoku genre ga katayoranai yo na. Boku wa nakanaka hirogaranai nda yo. Lui sembra abbastanza grande pure. Chotto wa ishiki shichan? Ichio itte oku ga. Watashi wa hentai janai. 誰よりも早く問題を解いて見直しなしていちい取る方が面白くない?タイムアタックだよ。ちょっと言える?ムカつく。ブラックが言うのはどうなの?ムカつく。いきなりじゃない。ずっと好きだったって言いたかった。本当実力を手に入れて、そして思いを告げるのだ。エリエリ、レマサバクタニ。 Fammi indovinare, alla fine finisce che si mette con entrambe. Fa come Rudeus, fa. Però in questo caso sono due gemelle, quindi ci sta. Ci sta. Comunque no, non mi ispira. Da quel poco che ho visto non mi ispira. Lo studio è Roll 2. Ma chi cazzo è questo qua? Rotolo 2. Lo studio è Rotolo 2. Oddio santo, è lo studio che ha fatto quella ragazza è il 1000%. No, Rotolo 2 non mi convince. Io vi dico una bella insufficienza a questo anime. Bella E. Famo E, ma potrebbe non essere poi così male. Oddio, ah, questo è di PA Works. Cazzarola, mi sono pure perso un anime di PA Works. Nare Nare Cheer for You. Che parla di delle cheerleader? Viene da... Ah, è originale, è originale. Ma vediamo, vediamo. Watashi wa ouen ga shitai. Tatta hitori demo ouen shite kureru hito ga iru dake da. Ma perché comunque V-Works, cioè... Sì, mi sa che parla di delle cheerleader sto anime. Nani ka suru nara, ima shika nai to omou. Non lo vedrò, perché non me ne frega minimamente un cazzo delle cheerleader, però... Oh. Come cazzo dorme questa, oh? Però sembra fatto bene, dai. Carina quella, oh. La bionda carina. Lo so, Renata, che tocca fare. Purtroppo ai giapponesi piacciono le bambine, non i bambini. Vabbè, credo che abbiamo visto abbastanza. Penso sia un anime, ovviamente, quando si parla di bambine, guarda qua. Cioè, ce l'abbiamo tutti. Abbiamo tutti i moderatori interessati alle bambine, giustamente. Però niente di che, vi dirò. Cioè, massimo B a questo. Ma infatti Anto non ce l'ha in planning, è giusto così. Famo C. Ok, ci sono delle mappe. Che ne so, un anime su dei disegnatori di mappe. Dopo essere morta di troppo lavoro, rinasce in un mondo pieno di magia. Sviluppa una passione per l'artigianato e si fidanza con l'apprendista di suo padre. Ma tuttavia muore. Il giorno prima delle nozze il suo fidanzato annuncia di essere innamorato di un'altra persona. Imagica Infos. Informazioni su Imagica.
Vabbè, ha partecipato anche a The Apothecary Diaries, quindi in realtà non dobbiamo vedere loro, dobbiamo vedere Typhoon Graphics. Ok, Typhoon Graphics... una merda. Una bella merda. Sì, la qualità... Però c'è Lucia Fano! Attenzione, Lucia Fano. E c'è Dalia Rossetti! No, allora qui cambia tutto. Se la protagonista si chiama Dalia Rossetti... Wolfred Scalfarotto! O Scalfarotto! Bellissimo. Marcella Nuvolari? Marcella! Marcella! Marcella Nuvolari, Ivano Boder e Irma Nuvolari. Ok, perfetto. Abbiamo quindi i nomi italiani, abbiamo. Interessante, sicuramente interessante. Poi abbiamo pure Gabriella Gedda e Tobias Orlando. Però mi interessa molto Marcella Nuvolari. Cazzo di nome. Vabbè, non voglio vedere il trailer, vi dirò. Cioè non... Due secondi. Eh? Vabbè. C. Dai, si può fare una C. Per Maurizio, per Mariella Nuvolari. E poi... D, vabbè, la famo D. E... allora. Capiamo un attimo. Cos'è questa cosa? Cos'è questa roba? Un anime su... che ne so, le tizie con le ossa grosse. Possiamo definirlo così. Un anime sulle tipe con le ossa grosse. Plus size elf. Una massaggiatrice sta per tornare a casa per la giornata quando si trova con una paziente piuttosto strana. Questa ragazza è un'elfa, ma ha un corpo leggermente sovrappeso. Riuscirà ad aiutare questa adorabile ragazza a perdere peso? Quindi non ho capito. Cioè, è un anime su una tizia che aiuta a far... Ok, quindi il protagonista è un massaggiatrice, cioè, scusa, un massaggiatore, che deve aiutare le tipe a perdere peso. È sicuramente molto interessante, ed è il primo ecchi di questa stagione. Diamogli subito un'occhiata. Wow. Il maestro non perdona. Non perdona. Masaka, singyaku! Fried potato o tabere tame da! Le animazioni sembrano non pervenute. Non pervenute. Non credo. Non credo sia proprio il massimo questo anime. Io direi una bella E e passa la paura pure per Plus Size Elf. E possiamo vedere lo studio. Allo studio è Elias. Capisco. Perfetto. È lo studio che ha fatto un bellissimo hentai. Tutto chiaro, tutto chiaro. E... beh, possiamo andare avanti. Prossimo. Questo lo stavo aspettando. Questo lo stavo proprio aspettando. I parry everything. Io paro tutto. Paro tutto. Guardalo. Ci sono palesemente dei goblin in... nella cosa. Guarda che fiero. Andiamo subito a vedere il trailer di questa roba. Pare! Il parriatore, il giocatore di Dark Souls abbiamo. Non puoi diventare un avventuriero, no. Non aveva talento. Tuttavia. Questo 14 anni.
1日も欠かさず探検をして、スタジオ LM 千本の冒険を弾けるよ。ホビストベネ、これ以上は贅沢かもしれないな。ホビスト OLM 見つけました。パリ、vabbè, quindi abbiamo il tizio che fa i Perry di studio OLM. No, vabbè, regà, no, vabbè. Lo studio OLM che ha fatto sta merda, questa roba. Ha fatto pure la speziale, Dark Gathering, Nagatoro. Vabbè, studio in via di fallimento, più o meno. Ma non ho molto da dire su questo trailer che abbiamo visto, mi sembra una cagata. E vi direi una solo per Studio LM, ma solo per Studio LM, vi dico una D. E ci sta. Do fiducia a Studio LM, ma non più di D. VTuber Legend! Come sono diventata virale dopo aver scordato di spegnere il mio stream. Questo must watch. Questo must watch. Must watch. Dakara minna, gachi zero scuro! Dai, guarda, è proprio sulle VTuber. È proprio sulle VTuber. Sembra pure fatto decentemente. Così forse se non vi interessano le VTuber potrebbe non piacervi molto. Ma che poi mi chiedo, ma se lei è una VTuber perché si veste in cosplay? Vabbè. Non serve neanche vederlo tutto. Non gli darei mai un'insufficienza a un anime di questo tipo. Però non più di C, dai. Mia moglie non ha emozioni. Inquietante. Una key visual inquietante. Capiamo. Ma quindi lui come moglie ha un robot. Inquietante. いいな、僕のお嫁さんになってくれないかな。お嫁さんとは何をすればよいのでしょうか。E poi uno ride e scherza, ma tra una ventina d'anni penso che questa sarà la situazione in Giappone. Appena Elon Musk farà uscire i primi robot, inizieremo a vedere i matrimoni umani robot in Giappone. Ma questa è la sorella. Vesci robot piuttosto che le tipe vere. Loli robot smash. Non lo so. Quello so. Però sì, penso che diventerà magari non 20 anni, tra 30, 40 anni diventeremo Detroit Become Human. Sì, sì, c'è anche quello che ha sposato Azzo Nemico. Sta già nel futuro. La domanda è che materiale sarà la parte più importante. A parte, io non credo che esisteranno i robot a scopi puramente sessuali e i robot a scopi di utilità. Non credo che per un robot che ti cucina gli metteranno la figa, sinceramente. Però tutto può essere, tutto può essere. Immagina perdere contro un robot. Sì, sarebbe legale. È un robot. Sarebbe legale. Così si risolverebbe. Oh, ragazzi, si risolverebbe il problema della pedofilia. Perché tutti si scopano i robot, che tanto non sono. Tutti i pedofili si scopano i robot. Via. Risolto il problema. Incredibile. Non l'abbiamo messo. Di. Non mi convince. Oh, questo! Mayonaka Punch. Questo ha una bella key visual. Mi piace. Key visual è interessante. Vediamo un po'. Lo studio è... Ah, PA Works. Un altro anime di PA Works sta stagione. Mm.
su YouTube? Ah, abbiamo una YouTuber? Aspettate che aspetto che torna di qualità buona. Questo primo trailer è molto particolare, ma ne cerco sicuramente un altro. Oh, adesso è diventato di qualità decente. Strano. Penso di aver capito che ci sono pure delle robe sovrannaturali. C'è sta tipa, mi sembra strana. Un altro trailer. Kōkō no koro made no watashi wa yononaka no koto zenbu ga mendou de tada tada douga o mite sugoshitete. Douga wa watashi tachi o musubi tsukete kureta. Kyō wa minasama ni go houkoku ga gozaimasu. Ah, YouTube è quello di Viral It. Questo è quindi ambientato nel mondo di Viral It. Non ho capito, ma acquisisce dei poteri lei? Ah no no no, quindi ci sta tipo un vampiro questa. Sì. Quindi è Call of the Night misto a Viral It. Sì. Loli. Particolare. Ah sì, di loro che fanno le challenge, fanno le robe per YouTube. Ok, particolare. Ora, non mi ispira tantissimo, quindi io non mi spingerei più della B. Io massimo B, vi direi, per ora. Poi, per carità, quando esce magari vorrebbe pure risultare meglio, ma... Quindi B non gliela darei mai. Mai proprio. Infatti molti votano C, che ci potrebbe pure stare, eh. Facciamo B, dai. Questo? Questo mi ispira, oh. Oh, sembra figo. Una bella key visual. Bella key visual questo, che cos'è? La nursery di Delico. L'asilo nido di Delico. お仕事? Design particolare. Quindi loro devono fare sì tipo dei babysitter di questi bambini. Non ho capito per quale motivo. Deva, honken ni okeru sousa honbu o sou nazukeru koto ni shimashou. Vabbè, vi dirò, non mi sembra male, anche se... Cioè, non ho ben capito il senso di questo asilo nido, però ci sarà di sicuro una motivazione. Magari sono bambini... Guarda che fiero questo! A maschio, sembra una donna. Ah, sì, sono tipo tutti... Ma sono i fratelli di questo qua? Ma non ho ben... Dino Classico si chiama lui. Dino Classico. Gerard Fra. Gerard Fra, Enric Lorca. Cazzo di nomi c'hanno questi. Vabbè, comunque gli voglio dare una B. Pure questo qua non mi sembra malaccio. E... Ok, guardate, ce ne stanno altri due che voglio vedere. Poi basta, perché ne abbiamo visti veramente tantissimi. Allora, questo studio OLM, proprio loro, Dungeon People. Perché dopo Dungeon Food devo capire cos'è Dungeon People. こちら側をお手伝いしていただくことになったクレイさんです。お仲間かよ。ここはダンジョン。モンスターとで喋る。モンスターとで同僚。
なれる私、なれる私。ho capito, loro lavorano in un dungeon. さて、クレイさん、準備はいいですか？それで、ah, che bella ambientazione spoglia spoglia. Motteru hanai de ii. Isogi de zaiko o hakonde. Sì, mi pare che lavorano nel dungeon. Omae-san nara hayai daro. Moyougai? Gokai no ma. Ho capito, la roccia si è innamorata del protagonista. Moyougai? Gokai no mappu o tsukurikae you to omaimashite. Vabbè, di e andiamo avanti. Non mi dice troppo. Allora, dopo questo ce n'è. È tipo un gestionale del dungeon. Se no. Ora, assolutamente, regà, lui. Non so perché sta così in basso, vi dirò. Secondo me è assolutamente un errore. Tasuketsu Fate of the Majority. Uno studente si ritrova coinvolto in un gioco di sopravvivenza mentre metà della popolazione umana scompare ogni notte. Questo sembra tanta roba, andiamo subito a vedere il trailer. Un bel battle royale. Come piace a noi. Tokyo ni iru 100万人 no ikinokori no minasan. Jikan ni narimashita. Tasuketsu o torimasu. Sì, tipo una lista in Borderland. Ma meglio sicuramente. Di questo voglio assolutamente vedere il primo episodio live. Sembra anche così pessimo la lato qualità. Chissà come combattono, ci avranno i poteri? Penso di sì. Narita-san-yatsu. Non hanno i poteri, hanno le pistole. Hanno il ferro. Oddio, ci sono pure i mostri strani. Ehi, sì, sì. I poteri ci sono e come. Sembra incredibile, sembra. Da vedere assolutamente. Tipica serata a Napoli. Sì, il potere dei righelli. È vero, c'è il tizio che c'ha i righelli. Vabbè, avrà un potere. Magari ti taglia quei righelli. Che cazzo ne so. Vediamo, questo qua è una bella E. Però il primo episodio lo vediamo. Il primo episodio lo vediamo. Ok, è uno shoujo. No. Ah, Age Gap Tsundere. Il manga è stato cancellato. Mahou shoujo taosu shime. Mahou shoujo taosu shime. Sore wa hoka demo nai. Watashi no mono da. Aku no sanbo, soko made desu. Anata ni suki ni wa sasemasen. Questa è tipo una maghetta. Ah, l'autrice è morta, capisco. Ah, quindi una storia d'amore Age Gap tra questi due, che prima forse combattevano contro. Vabbè, dai. Oh, che studio Bones. Particolare studio Bones si mette a fare un anime del genere. Allora, lei è Emilia? Vero? Questa è stata per un trattamento di più di 8 anni proprio da Bones, dato che la decisione manga era molto fan della studio. Ah, purtroppo però è morta per malattia e il progetto è stato interrotto. Hanno deciso di riprenderlo per omaggiare il desiderio dell'autrice e dopo l'adattamento sarà un anime original. Ma minchia, che roba. Che storia sad. Storia triste. Vabbè, solo per la storia ti dico un B. Se no gli avrei dato una C. E dai, basta. Cioè, basta nel senso che Yadagarasu, ve lo dico io, è da... Rispetto a tutti questi anime che abbiamo visto, è da A, Yadagarasu. E... questi qui... Vabbè, qua ne ho messi due, capirai. Sengoku Yoko. B.
Bialta Sengoku Yoko, perfetto. E lo slime? Lo slime, la stagione migliore dello slime, almeno una C. Ah, che Bialta, S. Ah, ok. Ok, S a Sengoku. Ah, ok, 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 ok. Lo slime D. Ammazza, oh, la cattiveria. Slime E, vabbè, E esageriamo. Non esageriamo, quindi facciamo lo slime D. Forse C, dai. Slime E sbocco schifo. E la madonna. Vabbè, comunque vedo che la maggior parte vota C o anche super. Famo C. Per finire questo, qualcuno lo sta seguendo, Yozukura Family? Così ci togliamo pure questo e abbiamo finito. B per Yozukura. Va bene. Oh, abbiamo finito. Ah, signori, abbiamo finito la tier list di quello che ci aspettiamo che sarà la prossima stagione. Dai possibili migliori anime alle possibili migliori delusioni. Se vogliamo fare un riassuntino, adesso dobbiamo votare questo, raga, fermi tutti. Se vogliamo fare un riassuntino, abbiamo i migliori Monogatari e Oshinoko in SS. Subito dopo, Shinoko no Konokonon Tantan, Kimi ni Todoke, My Hero Academia 7, che è un continuo, e Sengoku Yoko, che è una seconda stagione, in questo caso più o meno un continuo, ma stiamo là. Poi in A abbiamo Suicide Squad Isekai, Alia Sometimes, Aizer Feeling in Russian, Demon Dedededede, che è un continuo, Yata Garasu, che è un continuo, e Too Many Losing Heroines, che sembra interessante. Poi vabbè, in B questi, non diciamoli tutti. Ora, quelli che mi vedrò io sono sicuramente Monogatari, Oshinoko, Nokotan secondo me ha un potenziale per essere una cosa molto divertente, molto simpatica, Kimi ni Todoke, bel romance, però devo prima recuperare tutto il resto, My Hero Academia, vabbè, lo continuiamo in live, ho ottime aspettative per My Hero Academia, forse, vabbè no, SS vi dico di no, però di sicuro S. Però quasi quasi sarebbe pure da SS My Hero Academia, eh? Ci devo pensare per My Hero Academia, secondo me potrebbe tranquillamente essere da SS, non so perché l'ho messo in S. Sta parte non è manco da A, vabbè, però famo S. E poi Suicide Squad Isekai è un 50-50, potrebbe essere una cosa molto figa e dai trailer secondo me ha il potenziale per essere bello, però allo stesso tempo se lo fanno male o se non è divertente è una cacata. Questo secondo me sarà una rom-com decente, stessa cosa per Too Many Losing Heroines. E quindi in realtà secondo me gli anime dalla A in su sono tutti belli. Di dubbio ho Tower of God 2, qualità dei trailer un po' meh, chissà. Shoshimin, secondo me potrebbe essere interessante. E poi vi dirò, non è che ho molte aspettative per gli altri anime di questa lista qua. Cioè questi altri qui non mi interessano minimamente. Io mi fermo a Shoshimin. Questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa. Quindi diciamo che da Shoshimin in giù non mi interessa quasi niente di sti anime. Quindi staremo a vedere. Staremo a vedere cosa ci riserveranno. Ora, se dobbiamo scegliere un anime a cui dare l'appellativo di Best of the Season, qual è? Ovviamente, secondo me, la scelta è tra Monogatari e Oshinoko. Io farei un sondaggio in chat, appena finisce la questione di quanti anime estivi vedi, quindi a livello di quanti anime estivi vedrò, qua ne abbiamo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Io starò sui 12-13, probabilmente, anime della stagione estiva, sì, me ne vedrò di sicuro più di 10, di sicuro più di 10, perché ripeto che questi qua secondo me sono tutti da vedere, cioè Monogatari, Yoshi, Nokotan, My Hero Academia, questo devo recuperare, facciamo che questo qua non lo vediamo, cioè molti non lo vedranno, però questi 4 sicuramente da vedere, questi 4 pure, 4 di questi sicuramente da vedere, quindi siamo su una decina, sì, mando il link della tier list. Monogatari non sarà meglio, penso, sta parte. Ok, comunque dalla chat vedo che la maggior parte ne vedrà dai 10 ai 14. Addirittura c'è 5 persone più di 20 ne vedranno. Minchia. Ecco, se ne dovessi scegliere 20, farei fatica. Farei fatica perché, non lo so, qua in mezzo non vedo cose che mi interessano particolarmente. Forse proverei a vedere questo qua. Medaka, come si chiama? Forse proverei a vedere questo dell'asilo nido, ma proprio per poco tempo. Forse proverei, ma Days with Stepsister, però non, ripeto, non provo molto interesse per gli anime in C e anche per molti degli anime in B. Quindi mi sa che non lo so. Sì, no, 20 anime sta stagione è un po' tosta, secondo me, da fare. Quindi dai, facciamo un sondaggio. A parte mo questa cosa del quanti anime avete visto,
abbiamo visto che il 49% da 10 a 14, il 20% 5 a 9 e addirittura il 16% più di 20 anime, va bene. Ora, cosa, cioè qual è secondo voi l'anime migliore della stagione? Best of the season. Monogatari, Oshi no Ko, Nokotan, Mahiro 7 e basta, dai. Non ci sono altri che possono contendere. Quindi vai. Votate tra questi quattro, che sono praticamente quelli più popolari, o comunque i quattro più alti che stanno in questa tier list che avete fatto voi, e vediamo quale si aggiudicherà il primo posto. Io, sapete, sarei veramente tanto indeciso tra Oshi no Ko e Monogatari. Perché, cioè, Monogatari dipende tanto da... Non avendo letto la novel, non so bene cosa ci possiamo aspettare da questo arco, eh. Quindi, se dobbiamo andare... Cioè, se dovessi scommetterci dei soldi, vi direi Oshi no Ko. Perché, avendo letto il manga, sapendo cosa mi aspetta, vado più sul sicuro su Oshi no Ko. Monogatari dipende tutto da cosa adattano. Non lo so proprio. Non lo so. Non so cosa potrebbe succedere. Kimi no Todoke esce ad agosto, avete il tempo di recuperare. Sì. Vabbè, Shenvi sei una cosa incredibile. Dopo le 100 ragazze di Ofugashi, Eminence, Dungeon, Sengoku e mia madre a pecora. Ma che cosa? Senpai, ennesimo consiglio, non cagata. Sì, la russa... Sì, vabbè, la russa cucinerà... Ok, ha stravinto Oshi no Ko. Secondo me, sapete, ci sta. Secondo me ci può stare... Credo che in realtà abbia preso così pochi voti Monogatari perché forse molte persone non lo seguono. Però secondo me ci può stare mettere Oshi no Ko in Best of the Season, perché Monogatari potremmo pure beccarci un arco un po' noiosetto, eh. Poi non scordiamoci sempre che Monogatari c'ha i suoi archi che ti fanno cascare i coglioni, quindi secondo me su Oshi no Ko si va sul sicuro. I Sekai hanno leggermente rotto le scatole ripetitive. Sì, va bene, abbiamo già parlato. Sta stagione però in realtà, cioè questa stagione qua, quali Sekai ci stanno? A me l'Isekai di Suicide Squad sembra in realtà abbastanza originale come idea. E altri Isekai? Che abbiamo? Boh, lo slime che sta continuando. E sì, forse un po' di merda qua, merda. Cioè, in realtà sì, cioè, di Isekai forse altri due, questi due forse sono Isekai, non mi ricordo, però... sì. Solita merda. Prendi ragazza... Ma qual è la ragazza riso? Non ho capito qual è. Monogatari primo posto. Se considero la settima stagione di Mero Academia completa con il potenziale che mostrerà, lo trovo di gran lunga più interessante della seconda di Oshi no Ko. E va bene. Comunque, ripeto, voi avete votato Oshi no Ko, quindi ha vinto Oshi no Ko. Io pure avrei votato Oshi no Ko, perché Monogatari è bellissimo, per carità. E anzi, dai trailer sembra veramente figo. Ma dipende da cosa adattano. Oh, eccolo qua, vai. Vediamo questa roba del riso. Non ho capito cosa cazzo sia. E poi ci salutiamo, dai. Oh. Haruka touhou ni yanata no kuni ari. Korai yori kono chi de wa kami no yo to hito no yo, tatsu no yo ga aru to shinjirarete iru. Mi sembrava in CGI dalla Kimi no Visual, ma non lo è. No, ok, è fatto bene. Sonata o konomiyako kara tsuihou to suru. Oh, quindi lei è tipo una principessa. Sì. Tratto da un gioco? Davvero? Ah, una loli che zappa i campi. Una zappa di riso. Che coltiva il riso proprio. No, il Vesuvio. Sì, una sorta di farm. Ma in realtà non mi sembra proprio tanto farming. Però posso dirvi, finire la serata con questo trailer mi sta facendo passare la voglia di vivere. Quindi non... possiamo anche lasciare stare. Non lo so, cioè, non mi sembra il tipo di storia molto accattivante. È sicuramente originale, ma non... non so, il riso è potere. Il riso è potere. Ah, ecco perché la ragazza riso. Sì, no, sicuramente originale, ma non è il tipo... Cioè, a me non lo so, vedere una ragazzina che zappa non è proprio il tipo di anime. E poi, infatti, pure nella Key Visual c'è una zappa, mica l'avevo riconosciuta. Non è proprio il tipo di storia che mi intriga così tanto.
Ti sto cadendo con la gam. Aiuto, aiuto, aiutatemi. Cazzo sarà? Oddio santo. Fermi, fermi, fermi. È gay e ha un segreto. Fermi tutti, fermi. Voglio rivediamo un attimo queste lacrime. Rivediamo queste lacrime. Ma queste lacrime come escono? Fatemi un attimo capire. Che animazioni sono? È bellissimo. Non l'avevo. È bellissimo. Una fontanella. Bellissimo. A sto punto me lo voglio vedere tutto. Fatemi vedere se ci stanno altre cose di sto tipo. Non lo so, non lo so. Mi fa un po' ridere quei casca come un ceppo. Vabbè. Ma alla fine gli anime di questo tipo hanno sempre una qualità impareggiabile. È risaputo. Molto interessante. Vabbè, una bella E e andiamo avanti. Studio Din deve chiudere. Sono d'accordo, sono d'accordo. Quindi, ma perché ogni tanto fanno le lacrime così in certi anime? Sonnet Robin, guarda, in questo caso è proprio strano. Cioè, in questo caso era proprio fatto male. In altri anime magari fanno le lacrime come delle fontane, ma fatte bene. In questo caso no. No, no, ma non è, ma no, ma non è, ma non è mica mo. È semplicemente che la qualità era cioè aveva dei problemi e quindi sono stato obbligato a metterlo in E. Cioè, purtroppo quando sbagli determinate cose è da E. E di eterosessualità, esatto. A posto, direi che va bene così. Look back, non lo so. Se arriverà... Penso di sì. Penso che arriverà in Italia, Look Back. Non mi sembra il caso di rankarlo perché è un film. Però, ovviamente, se lo dovessi rankare, questo andrebbe in SS. Andrebbe, giusto per dirlo.